In arrivo 10.000 euro per alcuni centri di aggregazione sociale del territorio aretino. Lei ha detto prima in conferenza stampa si tratta di cuscinetti importanti in momenti difficili per la società. Sì, assolutamente. Abbiamo come comune 21 CAS convenzionati con noi, spesso dislocati ben 12 nelle frazioni appunto del comune, quindi garantiscono un canale diretto, diciamo, con la cittadinanza e soprattutto offrono alle persone più anziane delle occasioni e degli spazi di ritrovo, quindi di condivisione e di opportunità per il tempo libero. Questi 10.000 euro saranno assegnati previa appunto domanda, richiesta da parte dei CAS che hanno nel bilancio appunto consuntivo del 2012 presentato delle criticità. Purtroppo una delle principali criticità è il pagamento ad esempio delle utenze, quindi 10.000 euro possono rappresentare un contributo minimale se ripartito tra tutti i CAS, ma sicuramente sarà importante proprio per ad esempio il pagamento delle utenze. Assessore, poi si è parlato anche di interventi che sono stati effettuati su queste strutture. Sì, sono strutture appunto comunali che sono affidate ai centri, sono un luogo importante di aggregazione, di vitalità, soprattutto nelle frazioni, però a volte ci sono le esigenze di anche manutenzione straordinaria per rendere gli spazi più funzionali, per risolvere problematiche di infiltrazione o comunque anche di carattere degli impianti, e quindi abbiamo destinato 50.000 euro che vanno a coprire una serie di piccoli interventi però significativi di problematiche che sono state evidenziate, quindi nell'ottica del miglioramento e quindi del miglior funzionamento di queste strutture.